Io ringrazio Patrizia, Patrizia Bernardi che ha organizzato questo intervento in forma conviviale per consentire di illustrare la relazione che l'ARPA ha consegnato agli uffici comunali in merito alla discarica di Vespia. Ringrazio i giornalisti della carta stampata Obiettivo News per essere intervenuti, ringrazio altresì i presidenti delle società agricole operarie per aver preso parte, per prendere parte a questo intervento, perché non lo nascondiamo, noi cerchiamo in questa battaglia per far chiudere la discarica degli alleati. E ci rivolgiamo alle società agricole operaie perché le società agricole operaie sono istituzioni che nascono agli inizi di due secoli fa e hanno tra la loro mission, tra il loro statuto, la tutela della salute. La salute è collegata all'ambiente e al diritto di un ambiente salubre. Prima di passare la parola all'architetto Bracco, che ci farà vedere il corso del torrente Malesina, a partire da Vespia fino a Foglizzo. Questa è la base di partenza per ogni considerazione che successivamente un po' l'architetto, un po' il sottoscritto e un po' Patrizia faremo su questa relazione. Relazione dell'ARPA in merito a un biennio di monitoraggio della discarica Vespia che io personalmente ho avuto grazie all'interessamento, all'esercizio del sindacato ispettivo del consigliere comunale Giovanni Matio e che su richiesta di alcuni di noi, in particolar modo Patrizia, il comune sta elaborando questa richiesta per vedere se è possibile concedere questa relazione. In realtà ce l'abbiamo già, ma l'abbiamo richiesta formalmente. Quindi ti pregherei, Arturo, di illustrare il corso d'acqua. Questi sono dati estrapolati dall'ARPA Piemonte. L'ARPA Piemonte ha un sistema di georeferenziazione satellitare di tutto il territorio. Quindi adesso l'architetto Bracco vi farà vedere il percorso del torrente Malesina e di quello che è il reticolo idrografico che pertiene al torrente Malesina. Cosa significa? Quella serie, no? Immaginate un po' come se fosse un vero e proprio reticolo, quella serie di diramazioni che da questo torrente dipartono e che in particolar modo mi sto riferendo ai consorzi irrigui e poi vedremo il perché di questa cosa, i consorzi irrigui che sfruttano l'acqua del torrente Malesina. Sì, questo è un sistema informativo di proprietà della Regione Piemonte nel quale sono rappresentate diverse informazioni, in particolare quelle attinenti alla pericolosità ed il rischio idraulico e geologico. È utile perché lo si può interrogare digitando qui il nome del comune. Questa è una porzione del territorio della città di Castellamonte e questo è il torrente Malesina a partire dalla località Vivario Reparetto. Il torrente Malesina è un corso d'acqua pubblico, ossia è un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e defluisce in un alveo che appartiene al demanio dello Stato. Dunque, chiunque voglia utilizzare le acque del torrente Malesina deve farne richiesta e ottenere preventivamente una concessione. Abbiamo motivo di ritenere che sul torrente, cioè il torrente confluisce è un tributario dell'Orpa all'altezza del Comune di Foglizzo, quindi un alveo molto, molto esteso, insomma. Chiunque avesse attivato delle derivazioni d'acqua a scopo irriguo o addirittura idropotabile
di sicuro esiste un catasto di tutto questo e questo catasto ovviamente è accessibile a chiunque. Per ragioni di comodità ho già fatto delle catture di immagini, perché in questa sede, diciamo, il collegamento internet non è molto, molto veloce. Lo potete vedere voi, il Malesina non finisce, una sorta di inghiottitoio situato fra Sangrato di Castellamonte e Sant'Antonio, ma prosegue e raggiunge gli altri comuni. Allora è più pratico se lo tolgo e se vado, come mi ha chiesto il dottor Botello, agli estratti che io ho catturato dal... ecco qua. Qui si vede anche bene, perché ovviamente io ho scelto la scala grafica adatta a questa esposizione. Questo è il territorio questo è il comune di Aglie e questo è il comune di Ozenia. Le aree che vedete in celeste, perché lì si ritiene che, motivatamente, che vi siano probabilità di esondazione, ma il tracciato ovviamente è questo e lo si vede, l'alveo inciso è questo. Questo è il comune di San Giorgio Canavese. Vabbè, si è bloccato e chissà perché, io però faccio così. San Giusto Canavese, eccolo qua, questo è il territorio di San Giusto, con questo peculiare centro abitato fatto di lotti edificabili ceduti dalla stessa amministrazione con ampi viali. Ecco, qui vedete che il torrente manifesta ampie aree di esondazione. Ecco, bravo. Questa è una località detta Cortereggio, che in vero è un'isola amministrativa del comune di San Giorgio. Questo è il torrente Malesina che defluisce all'interno del territorio del comune di San Giusto Canavese. Ci avviamo alla confluenza, questo è il territorio di Foglizzo, il torrente Malesina è questo, e qui già compare il torrente Orco, perché siamo appunto giunti alla confluenza nell'Orco. Quindi, come vedete, il torrente Malesina è per noi, come dire, un corso d'acqua che ci appare, cioè, in qualche modo modesto, però è un corso d'acqua in verità con un tronco molto esteso, dà luogo ad un sistema idrografico, idrologico, territoriale, paesaggistico ed ambientale assai cospicuo, quindi dalla città di Castellamonte al comune di Foglizzo. È un affluente dell'Orco che a sua volta è uno dei tributari più importanti in sinistra idraulica del fiume Po. Ho anche raccolto per questa occasione qualche immagine, naturalmente con date diverse. Tutte le immagini appartengono sono satellitari, sono di proprietà della Regione Piemonte. Questa credo sia assai recente, è dello stato della discarica, vista da sud, ossia qui via Campo e qui via Mogliaglia. Questa è la piattaforma con i fabbricanti. Ecco, questa è una vista, secondo me, molto interessante, risale al 1975, e questa è la cava di Caolino. Questo è il centro abitato di Campo, il centro abitato di Mogliaglia, quindi una situazione, come vedete, molto diversa da quella attuale, che si presenta con più o meno lo stesso punto di osservazione. Il computer fa quello che può, insomma il software, anzi, è molto efficiente. Questa è invece la situazione così come si presenta ora. Questa ancora è una vista più di dettaglio da sud del sito della discarica. Gli oggetti sulla scala delle Z mi sembrano, come dire, la realtà sono più alti di così come appaiono, perché la vista dall'alto ovviamente schiaccia un po' le immagini. Questa credo sia probabilmente l'immagine più interessante, forse inusuale per molti dei presenti, anche per me prima di ricavarla.
questo è il torrente Chiusella e questa è la diga di Vidracco, questa è la discarica di Vespia, centro abitato di Campo, centro abitato di Mondiario, la strada provinciale è il Malesina. Su questo crinale naturale molto particolare, per formazione geologica, pedologica, vegetazionale, è quella zona che viene detta i Monti Pelati. Quest'area con questo colore è perché è un vincolo, è il vincolo in ragione del fatto che quello è un sito di interesse comunitario dovuto ad una oasi naturale speciale protetta denominata Monti Pelati, che è situata giusto appunto tra il bacino idrografico del torrente Chiusella e il bacino idrografico del torrente Malesina. Questa è una vista della medesima da est, questa è una vista da ovest che un po' dà conto della morfologia dei luoghi. Questa è vista, sono viste da sud, niente che voi già non sappiate. Forse vi può interessare ancora, poi dovremo esplorare tutto il resto, il cosiddetto progetto di completamento e di ampliamento della discarica già approvato con l'autorizzazione integrata ambientale che risale al 2015. Io mi sono permesso di portarvi alcuni estratti cartografici dal progetto perché ci consentono un po' di capire che cosa è previsto doversi fare. E questa è un'immagine, come vedete questo è chiamiamolo il corpo di scarica, per così dire, originario, cioè quello primo, quello più alto. E questo è orientato a nord la carta, quindi Campo sta qui e Mugliello sta qua. E questo è il cosiddetto ampliamento. Con la realizzazione di un argine in terra armata, qui verranno conferiti 83.000 metri cubi di rifiuti. Questa è la piattaforma dei servizi, cioè dei fabbricati e dei manufatti, e quello che voi vedete qui ovviamente è il torrente Malesina. E probabilmente interessante in rapporto a ciò che dopo vi illustrerà questo estratto. Vedete più o meno evidentemente gli stessi oggetti, ma vi segnalo che questo sono tra gli altri i pozzetti per il monitoraggio del subalveo del torrente Malesina. Monitorando il subalveo del torrente Malesina sono state rinvenute elementi chimici dei quali si dà conto la relazione ARPA che la Patrizia Bernardi ha chiesto al comune, ma ancora non abbiamo avuto modo di vedere, ma generosamente il consigliere Maggio ci ha comunque messo a disposizione il testo che egli ha avuto presso il comune. Ecco, le altre immagini così servono un po' a corredo per chi eventualmente non avesse visto i progetti. Ovviamente i rilevati sono sempre quelli. Credo possa essere di qualche interesse questo, perché con l'uso di colori diversi, questa è la prima fase, cioè quella che ha portato al completamento, ossia al fatto che sono stati conferiti i rifiuti al di sopra di quelli già preesistenti, e questa invece è la fase di ampliamento della discarica, tutto questo già autorizzato. Vediamo l'ultima, niente, ecco qui hanno ruotato la cartografia, ma poco importa, sono indicate le sezioni, i pozzetti satellitari per il monitoraggio della discarica. Come vedete il progetto è denominato di ampliamento e di completamento. Ove per completamento in verità si intende, lasciatemi dire un po' rozzamente, la sopraelevazione del corpo di scarica originario, e per ampliamento si intende questo a sud del medesimo, che si appoggia al rilevato principale situato a nord ed è contenuto da un argine in terra armata, la cui ultimazione, leggendo la relazione dell'ARPA che ho avuto per il tramite del consigliere Maggio, sembra che sia stato realizzato in effetti. Ecco, tutto questo ha portato alla relazione che adesso mostro. Prima di farlo, ma
solo perché mi accomodo per una ragione espositiva, diciamo di tipo manuale, perché non sono certo un esperto di esposizioni col computer. Il decreto legislativo 152 del 2006 è diviso in varie parti. Ogni parte ha diversi titoli e allegati. La parte quarta, il titolo quinto, ha un allegato 5. L'allegato 5 contiene delle tabelle. La tabella dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nel sottosuolo e la tabella recante i limiti delle stesse concentrazioni inquinanti nelle acque sotterranee. A noi interessa, ai fini espositivi di questa sera, questa tabella, la tabella 2. Come vedete qui sono indicati gli elementi della tabella, gli elementi chimici noti, no? E per ciascuno di essi è indicata una soglia. Faccio un esempio. L'alluminio non può avere una concentrazione superiore a 200 microgrammi per litro, perché se avesse una concentrazione superiore a 200 microgrammi per litro vi è contaminazione della falda. Questo è il concetto. Di contro, mi sono occupato non per mia scelta, ma per dare su un incarico che ho avuto da Legambiente Piemonte, mi sono occupato della ThyssenKrupp Ilva, poi vi potete immaginare che cosa non è stato scaricato nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo, per dire invece il cromo esavalente ha un limite molto ristretto, 5 microgrammi per litro, perché da ricerche condotte il cromo esavalente è estremamente nocivo, è cancerogeno e dà luogo anche a mutamenti del DNA. Quindi per ogni elemento chimico è stabilita una soglia, al di sopra della soglia vi è contaminazione, al di sotto è accettabile questo succo. Vedrete che questo è estremamente pertinente in ragione di quanto ha scritto l'ARPA nella sua relazione biennale riferita alle attività di controllo e verifica condotte negli anni 2017 e 2018. Accendo per comodità del dottor Pozzello, non sono svelto. Ecco, ti chiederei solo un passo indietro. Prego. Architetto, se tu potessi mettere quell'immagine, sì, dove riusciamo ad identificare i pozzetti di monitoraggio 10, 11 e 12. Perché se li vediamo subito capiamo dove sono. Lo faccio subito. E questa è la base per ogni successivo argomento. Ecco qua, i pozzetti sono questi. Posso anche ingrandire un po', vediamo se aiuta. I pozzetti situati sulla dove? Dice l'ARPA, sono quelli situati in luoghi perimetrali alla discarica o anche al di fuori delle aree che costituiscono pertinenza della discarica stessa. Infatti ve ne sono due situati oltre la strada provinciale. Oltre vuol dire, diciamo, a ovest, quindi oltre il sedime stradale, perché il Malesina, come sapete, lì fa due curve e si porta al di là della strada. Così non si vede niente, eccoli qua. Ecco, il dottor Pozzello si riferisce a quelli inglobati tra il corso d'acqua e la provinciale. Esatto. Questa è la strada provinciale, sì. Questo è il corso d'acqua, questi sono quelli ricavati in aree, diciamo, interne alla discarica, al perimetro della discarica, in aree accessorie pertinenziali alla discarica. Viceversa, questo ed un altro che qui sfugge sono situati ad ovest della strada provinciale e quindi sono al di fuori del perimetro della discarica. Vai. Ecco, benissimo. Quindi fotografate nel pensiero queste immagini, i pozzetti, il 10, l'11, il 12, sono tra la strada provinciale e il torrente Malesina. Possiamo mettere la relazione? La relazione è certo che possiamo. E in particolare pagina 7. Faccio su. Allora, relazione dell'ARPA. Andiamo. Ecco, faccio notare che, come ben sa il consigliere Maddio, la relazione è stata protocollata all'ufficio comunale il 15 di novembre. Noi ne abbiamo fatto richiesta, è chiaro, l'ingegnere Bernardi, in giorno un po' arduo, il 2 di gennaio, però insomma lunedì è lavorativo.
questa è la lettera di accompagnamento, questa è la relazione, è così configurata, quando arrivo alla pagina 7, paragrafo 4.2. Pagina 5. Ecco, qui ci sono ampie descrizioni dei luoghi fisici dove è stata riscontrata la presenza del percolato. 4.2, ok. Ci sono arrivato? Sì. Scendi un pochettino. No, allora sali. Ecco, 4.2, interventi di miglioramento. Allora, gestione delle acque di lavamento. Io, premesso che non sono qui per annoiarvi, io darò qualche spunto su questa relazione che mi sembra notevole e degno di interesse. Non sono qui sicuramente per leggervi tutta la relazione di questo dispenso me stesso prima di voi, però ci sono degli aspetti che secondo me sono degni di rilievo. Il paragrafo 4.2 ci parla della gestione delle acque di lavamento. Innanzitutto questa è una relazione biennale, non è una relazione puntuale, cioè fatta durante un momento storico, un solo sopralluogo, ma è il frutto ed è la restituzione cartografica di 2 anni di monitoraggio, in particolar modo il 2017-2018, che l'ARPA ha fatto sulla discarica di Vespia. E la prima cosa che mi balza agli occhi è la gestione delle acque di lavamento. L'ARPA scrive: il notevole sviluppo verticale dell'impianto e la presenza della totalità della superficie priva di strati di copertura provvisoria o definitiva ha causato frequenti fenomeni di trafilamento di percolato dalle pareti. Tale condizione determina attualmente l'impossibilità di separare il flusso delle acque di lavamento superficiale raccolte al piede delle scarpate dal percolato. Cosa significa? Che se le acque non possono essere separate, si forma una commistione tra le acque di ruscellamento e il percolato. Questa commistione, siccome sono acque perimetrali, non può essere raccolta dal vascone grande che raccoglie il percolato. E dove va? Va nei tubi, nelle canali, nelle canalette di raccolta delle acque meteoriche. Siccome per le acque meteoriche non c'è uno smaltimento in fossa biologica, non c'è nulla, non c'è il collettore fognario che è rimasto lì incompleto, queste acque notoriamente ruscellano, vengono intubate e poi vengono scaricate al di fuori del perimetro della discarica o nel fosso di guardia, secondo me, che costeggia il lato ovest della discarica, che guarda caso quel fosso di guardia al fondo della provinciale, cioè in località cantarana, diciamo noi, va a confluire nel Malesina. Quindi questa commistione tra acque meteoriche e percolato non viene trattata, non viene raccolta, viene allontanata mediante un deflusso naturale, un deflusso per gravità che sfocia nel torrente Malesina. Se possiamo fare un passo indietro, Arturo, e andare al paragrafo 4.1.1, adesso voi avete già capito, siccome siete bravi, il perché abbiamo fatto il pistolotto con il percorso del Malesina. Perché il Malesina non è affare nostro, delle popolazioni di Campo di Muriaglio che sono gratificate con questo corpo di discarica. Il Malesina svolge un percorso dal Malesina e li sto censendo. Ci sono numerose derivazioni irrigue artificiali, cioè i consorzi irrigui, che utilizzano in una zona che è prevalentemente agricola Ozegna, Bairo, Aglie, utilizzano le derivazioni consortili, utilizzano quest'acqua per fare che cosa? Per irrigare i campi. Qualcuno se l'è mai posta questa domanda, se un deflusso incontrollato del percolato può in qualche modo contaminare o comunque generare pericolo per le coltivazioni che a valle di questa discarica? Perché questa, sappiate, è una discarica pensile,
Di solito le discariche si fanno sotto il piano di campagna o al piano di campagna. Questa è particolare. Questa è da premio Nobel perché è una discarica tensile, cioè è abbarbicata su un capuzzolo. No? Ecco, quindi spiegato il perché del pistolotto iniziale sul percorso sinuoso del Malesina e sulle aree di esondazione e sulle contaminazioni, questa volta tra fiumi e le varie aree di esondazione tra il torrente Orco, tra il torrente Orco e il torrente Malesina. Ora, il cuore delle osservazioni che vengono fatte da Arpa sta nel paragrafo 411. Percolato, insufficiente tasso di allontanamento del percolato dell'impianto che ha in diverse occasioni avuto come conseguenza la chiusura della valvola saracinesca posta sulla condotta principale di adduzione alla vasca di stoccaggio per evitarne la tracimazione. Questa azione interrompe il deflusso naturale all'esterno della vasca rifiuti e incrementa conseguentemente il battente idraulico del percolato gravante sui sistemi di impermeabilizzazione della discarica. Diciamolo in soldoni, avete presente la vasca di cacciata del WC? Quando io schiaccio il pulsante e scende l'acqua dalla vasca di cacciata, questa viene ricaricata dall'acquedotto. Lì sopra c'è un galleggiante che è spinto dall'azione del livello in aumento dell'acqua che va a chiudere a un certo punto tramite una valvolina l'adduzione dell'acqua dall'acquedotto. Qui succede la stessa cosa, siccome la vasca di percolato, se mai fosse saturata, tracimerebbe, per evitare quell'inondazione di percolato, si chiude il tubo di adduzione con una vasca che ha con un sistema simile a quello che vi ho descritto a galleggiante e quindi si interrompe la captazione del percolato nella vasca. Quindi siccome il percolato che si genera ha una propria gravità, fa aumentare il battente idraulico. Cosa significa? Fa aumentare il livello che c'è nel corpo della discarica. Se fa aumentare il livello nel corpo della discarica, crea quella che gli ingegneri e gli architetti chiamano una spinta al piede, cioè un aumento della pressione sulla base della discarica, no? Sulla parte più bassa della discarica. Crea un aumento di abnorme della pressione e in qualche modo questa pressione, questa spinta, pensate a quello che succede ai sottomarini, no? Deforma il telo e in qualche modo fa uscire il percolato. Ed è quello che è successo ad Espia, perché lo vedremo più avanti ed è descritto nel 411. Dice, questa azione interrompe il deflusso naturale all'esterno dalla vasca rifiuti e incrementa conseguentemente il battente idraulico, cioè pesa all'interno della discarica. In diverse occasioni, prosegue l'ARPA, si è rilevata la presenza di trafilamenti e ristagni di percolato lungo i versanti della discarica. Quindi proprio questo sistema che non consente il drenaggio ottimale all'interno della discarica fa andare al di fuori delle parti sommitali della discarica il percolato. E poi c'è nel terzo pallino del 411 la cosa che mi ha colpito. Ricordate sempre nel pistolotto iniziale i pozzetti di monitoraggio PM 10, 11 e 12? E dice presenza di percolato nelle condotte di monitoraggio, del monitoraggio sottotelo e perimetrale di fondo, presenza di indici di contaminazione ascrivibile alla presenza di percolato nei pozzi di monitoraggio PA10 e PA12 situati lungo il lato ovest dell'impianto. Il lato ovest ovviamente è quello, diciamo, paralvicente il Malesina. Esatto, è parallelo alla provinciale, come voleva si dimostrare. Se si è rilevato percolato nei pozzetti 10 e 12 che sono al di fuori del perimetro della discarica, sono oltre Malesina e sono inglobati tra Malesina e provinciale. Significa una cosa sola, secondo me, che questo battente idraulico ha sfondato la base del telo, il percolato si è infiltrato nel terreno, si è infiltrato nelle acque di subalveo del Malesina ed ha contaminato la parte di terreno
che c'è al di là del torrente Malesina. Tant'è che l'ultimo pallino mi dice che si sono rilevati, sempre in questi pozzetti, il superamento della CSC, delle concentrazioni soglia di contaminazione. Cioè, dice l'APA, tutto ha una soglia, no? Quella della tabella. Tutto ha una soglia, tutto si misura e tutto quello che sta sotto la soglia è buono, non contamina, quello che sta sopra la soglia è cattivo, contamina. Quindi in quei pozzetti lì, che hanno una dislocazione particolare, si sono rilevati il superamento delle soglie, delle concentrazioni soglie di contaminazione del percolato. Ora io non so quale sia la composizione chimica del percolato, non sono un chimico, forse sarebbe bene chiedere qual è la tipologia, la composizione di quel percolato che è stato rilevato lì, perché sicuramente leggendo su internet, il percolato bene o male è composto da metalli pesanti e da alta concentrazione ammoniacale. Quindi tutte cose che sono ascrivibili non a una coltivazione intensiva di quelle zone, perché ho sentito dire anche questo in questi giorni, forse per sviare un po' l'attenzione, perché nelle coltivazioni intensive, che lì non ci sono mai state, comunque si utilizza azoto come fertilizzante, non si utilizza ammoniaca e non si utilizzano meno che mai i metalli pesanti. Quindi sarebbe interessante comprendere qual è la composizione, qual è la composizione del percolato captato dai pozzi 10 e 12. Prosegue l'ARPA dicendo: mancata risoluzione delle cause che hanno portato alla presenza di indici di contaminazione da percolato evidenziate in corrispondenza del lato ovest dell'impianto, in particolare nell'area monitorata dei pozzi PA10 e PA12. Mancata risoluzione delle cause? Ma è ovvia questa cosa, perché se in quella parte topografica i valori sono così elevati, occorrerebbe un'opera elefantiaca, cioè smontare tutta la parte antica, come vi ha fatto vedere nella precedente immagine l'architetto Bracco, smontare tutta la parte antica della discarica, andare a riparare i teli di sottofondo, perché il percolato si trova al di sotto dei teli di fondo nelle aree perimetrali e extraperimetrali. Quindi avete idea di che lavoro immane, che nessuno farà mai per risolvere le cause che hanno portato alla presenza di indici di contaminazione da percolato. Questo è quello che in soldoni ciò che io ho rilevato e che mi ha colpito particolarmente. So che questa relazione è stata letta anche dall'amico architetto Bracco, e adesso pregherei lui di fare altre considerazioni diverse dalle mie, sempre in forma sintetica, come dote che ci penso ci contraddistingua, sulla relazione. Io poi mi riservo ancora di comunicare una mia iniziativa personale che ho fatto nel mese di, con riguardo sempre alla discarica, perché purtroppo di questo stiamo parlando, nel mese di novembre scorso. Sì, vedete, qui ci sono i riferimenti legislativi, quindi non c'è nulla da inventare. In una democrazia è il legislatore che stabilisce i limiti, e c'è l'obiettato, se va a 50 all'ora, magari sarebbe anche equo andare a 60, ma se sono 50, se sono 30, i numeri sono quelli. Qui il legislatore, con appunto un decreto legislativo, ha stabilito quali sono i limiti e che ridefinisce concentrazioni, soglia di contaminazione. Al di sopra della soglia c'è contaminazione, al di sotto probabilmente non va bene lo stesso, però non c'è contaminazione. Siccome anche a me è accaduto poco fa di sentire qualcuno che ipotizzava che questo
queste concentrazioni di soglia di contaminazione rilevate in questi pozzetti eventualmente potrebbero essere ascrivibili alla conduzione di attività agricole. Allora guardate, io farei una cosa. Siccome il cittadino, a norma dell'articolo 9 della legge 241 del 1990 e successive modifiche, così come ha diritto ad avere la relazione che confido il segretario comunale vorrà erogare in copia conforme al più presto, allo stesso modo il cittadino ha il diritto di chiedere all'ARPA di consegnare le copie degli accertamenti condotti, così sapremo quali sono gli elementi chimici rinvenuti in quei pozzetti e tra questi quali si situano al di sopra delle soglie di contaminazione. Quello che desidero farvi notare, poiché ho sentito appunto che già si ipotizza che tutto ciò sia da ascrivere alla conduzione di attività agricole, ecco, volevo farvi notare che l'ARPA nella sua relazione invece non fa nessun riferimento alle attività agricole, ma anzi dice esplicitamente che questi eventi sono riconducibili a contaminazione da percolato. Quindi le relazioni bisogna leggere così come sono, approfondire dove non si sa, ma cortesemente non inventare niente. L'ARPA, che evidentemente conosce i valori e conosce le concentrazioni di quegli elementi chimici, e io credo che abbiamo sicuramente il diritto di conoscere tali relazioni anche noi, se l'ARPA dice superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione relative a parametri indice di contaminazione da percolato è perché ritiene che non siano ascrivibili invece la conduzione di attività agricole, perché quei professionisti sono persone molto competenti e molto serie. Quindi sarebbe bene evitare di dire parole in libertà, anche perché prima o poi ci si può pentire. Ecco, io non avrei molto altro da dire. La relazione ovviamente, purtroppo non per merito nostro, ma per merito del consigliere comunale Maggio, è ormai accessibile a chiunque. Immagino che i giornalisti che cortesemente è diventato il segreto del Pulcinella. È diventato i giornalisti che si sono fatto la cortesia di venire qui, nonostante oggi sia giorno festivo. Penso proprio che daranno conto a chiunque voglia informarsene dei contenuti, e i contenuti sono qui ben descritti. L'ARPA precisa di aver fatto rapporti alle autorità amministrative competenti e all'autorità giudiziaria competente, perché superare le soglie di contaminazione costituisce reato, evidentemente, no? Un prelievo da quei pozzetti è stato fatto nel mese di giugno del 2018, quindi sarebbe bene anche non dire che è tutta colpa di quelli che c'erano prima, cioè non è colpa di nessuno, i numeri sono lì ed è bene conoscerli. Qui sono identificati sinteticamente, vedete, presenza di percolato nel perimetrale di fondo e sotto telo, e quindi il percolato sta sotto il telo. Allora è intuitivo che il percolato sotto il telo non dovrebbe stare, no? Perché il telo di fondo dovrebbe garantire la impermeabilità del fondo. Se si trova il percolato di sotto del telo di fondo, direi che sia un po' fallita la missione. Presenza di, vedete, di contaminazione da percolato, non voglio tagliarvi troppo perché siete persone adulte, avete perfettamente capito. Secondo noi sarebbe proprio il caso di sapere quali sono gli elementi chimici rinvenuti e quali sono le relative concentrazioni. Io voglio sapere se c'è l'alluminio, se c'è il mercurio, se c'è il cromo, se c'è il manganese, se c'è l'azoto, perché non è vero che è la stessa cosa. Tutti questi elementi chimici hanno evidentemente, al di sopra di quelle soglie, una nocività specifica. Io direi che su questo abbiamo finito, passo la parola al dottor Bozzetto. Sì, con una sola precisazione ancora, così poi chiudiamo. Ripeto quello che già diceva prima il dottor Bozzello, questo problema non è solo più di Campo Emiliano, e quindi credo che noi quello che faremo è che daremo una copia
del rapporto dell'ARPA a tutte le associazioni agricole ovviamente del canavese, e in particolare quelle che sono lambite dal torrente Malesina, che come avete visto oggi abbiamo capito perfettamente qual è il percorso, quindi sappiamo anche che cosa dobbiamo fare. Naturalmente noi con questo non vogliamo assolutamente, non sono così stupido da ritenere che a Foglizzo ci sia nel Malesina una concentrazione di sostanza di sopra della soglia di carbone, non sono così idiota. Credo che secondo il buon senso comune questo sia un tema da monitorare, da non considerare che sia un tema di altri. A San Grato di Castellamonte e a Sant'Antonio non c'è un inghiottitoio dentro il quale finisce il Malesina. Il Malesina è un affluente dell'Oro. Vai Giampiero. E poi con questo finiamo. Sì, perché la promessa va rispettata, che è quella di non tediarvi. Ma questo è un esposto che ho fatto personalmente alla Procura della Repubblica in data 7 novembre 2018, perché studiando e ristudiando la storia della discarica di Vespia e delle sue successive e delle sue vicissitudini, cioè i vari passaggi di proprietà, c'è una trovo delle cose che sotto il profilo amministrativo e magari anche penale sono curiosissime. Se vuoi mettere per cortesia più avanti dove c'è la lettera C. Eccola. Lato R, sì, inizia con lato R. Allora, nel 2000, ve la riassumo in breve, perché così deve essere. Nel 2012, in pieno fallimento ASA, occorre provvedere a fare due cose. Uno, a dismettere tutti i beni del compendio aziendale ASA, e siccome questa è una discarica che è ancora appetibile, ancora coltivabile, riavviarla, quindi riaffidarla, far ripartire il servizio di smaltimento, di conferimento dei rifiuti. E allora lato R, che è l'autorità di governo dei rifiuti, ho scritto male, lato R è provinciale, ogni provincia ha la sua, è l'autorità di governo dei rifiuti di Piemonte, in particolare quella di Torino, procede in collaborazione con il professor Ambrosini, che è commissario liquidatore dell'azienda Servizi Ambiente, procede con una convenzione perché occorre fare una gara d'appalto di una certa rilevanza. Si chiama gara a doppio oggetto perché in un unico colpo bisogna vendere il compendio immobiliare, cioè la discarica di Vespia, e affidare il servizio di smaltimento rifiuti. E allora l'ATO governa lo smaltimento dei rifiuti, il professor Ambrosini governa la vendita della discarica, perché è un bene in proprietà di ASA. Fanno gli accordi, cioè gli accordi per fare una gara congiunta, no? Gli accordi di natura amministrativa. L'ATO R bandisce la gara, fa da capofila e aggiudica definitivamente alla società di alla società aggregata in SRL di Moncalieri, cessione compendio aziendale al prezzo di 157.000 euro. Quindi, soggetto unico offerente, si aggiudica il mostro ecologico, come diremmo al prese delle ramasse, cioè visto che siamo in tema della Befana, a 157.000 euro. Parallelamente viene remunerata per la gestione della discarica con un prezzo di 103,50 euro per ogni tonnellata di rifiuto smaltito. Quindi Agrigarde paga 157.000 euro al fallimento ASA per diventare proprietaria del bene e si aggiudica l'appalto di smaltimento dei rifiuti
a un prezzo di 103,50 euro al quintale, cioè ogni quintale che viene conferito in quella discarica viene remunerata da Grigarde con 103,50. C'è un indice, se vogliamo ragionare metri cubi quintali o tonnellate, tonnellate scusate, c'è un indice di 0,9, cioè in un metro cubo, in un metro cubio, cubo virtuale, ci stanno costipati 900 kg di rifiuti. E quindi per quei 900 kg di rifiuti io prendo il 90% di 103,50, ci siamo, no? Coi conti. Siccome lì ci stanno 83.000 metri cubi, fate un po' 83.000 metri cubi per 103,50, togliete il 10%, viene una cosa che sta intorno ai 7,8 milioni di euro. Questa è la remunerazione di AgriGarden per la gestione della discarica. Quindi in tutti i capitolati di questo mondo la remunerazione è soddisfattiva. Cioè è soddisfattiva di tutte le incombenze che il gestore deve porre in essere per svolgere la sua attività. E infatti il capitolato dice molto bene di esonerare, guardate il neretto, di esonerare da ogni responsabilità e onere ASE e ATO R per qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovesse rendere necessario sui beni, sui luoghi di lavoro. A riguardo l'offerente, in caso di eventuale accertamento della necessità di un intervento di manutenzione e ripristino dei suddetti beni, nonché di adeguamento degli stessi alle norme di legge, e così a titolo meramente esemplificativo la normativa di legge regolamentare in materia ambientale, di sicurezza, di igiene, di antincendio, di urbanista, eccetera, eccetera, si impegna sin d'ora a provvedere a proprie spese. Perché i 103,50 remunerano parte di questi oneri. Anzi, remunerano la totalità di questi oneri. Si impegna sin d'ora a provvedere a proprie spese all'adeguamento e alla messa a norma degli stessi senza che ciò possa determinare una riduzione del prezzo e o una risoluzione del contratto di cessione e o pretese risarcitorie a qualsiasi titolo. Andiamo avanti per cortesia. Ciononostante, cioè, che succede? Questa è l'aggiudicazione, questo è il capitolato fatto da Toer. Il giorno in cui si trovano dal notaio parte venditrice e parte acquirente, ossia ASA che vende la discarica col proprio legale rappresentante, AgriGarden che acquista la discarica col proprio legale rappresentante, si trovano davanti al notaio, fanno una scrittura privata, non fanno un atto pubblico, e poi magari vedremo anche il perché se vi interessa, fanno una scrittura privata e spunta una clausola che non trova riscontro in nessun atto del disciplinare di gara, perché dice il residuo importo di 57.000 euro, cioè residuo rispetto ai 100.000 che insieme ai 57.000 formano il prezzo di aggiudicazione, cioè la discarica è stata venduta per 157.000 euro, dovuto dall'acquirente al consorzio ASA, viene pagato al consorzio ASA la sottoscrizione del presente contratto, cioè 28 novembre 2013 davanti al notaio Smirne, viene pagato al consorzio ASA la sottoscrizione del presente contratto attraverso compensazione con il costo calcolato in via forfettaria dei lavori di allontanamento del percolato. Quindi fermiamoci, cioè 100.000 euro ce li danno, cioè glieli danno, gli danno casa, però gli devono dare 157. E 57.000 che fine fanno? Spunta una clausoletta, quella in neretto, che il residuo dovuto dall'acquirente al consorzio ASA viene pagato al consorzio ASA alla sottoscrizione del presente contratto attraverso compensazione. Cioè prima il disciplinare dice non si fa nessuna compensazione, il prezzo è questo, non pare. Poi in sede di contratto spunta questa clausola che abbona 57.000 euro, perché dice attraverso compensazione con il costo calcolato in via forfettaria, cioè così, senza misurare né pesare né numerare, in via forfettaria, cioè facciamo 57.000,
in via forfettaria dei lavori di allontanamento del percolato. Ma stiamo scherzando? Ma i lavori di allontanamento del percolato sono la gestione della discarica e sono remunerati quei 103,50 euro per metro cubo. Che si rendessero necessari, cioè è un'eventualità l'allontanamento del percolato. Ma come ti do una discarica che ha ancora 83.000 metri cubi di vita e mi dici che è eventuale l'allontanamento del percolato e se ci sarà me te lo compenserò con i 57.000 euro? Con qualsiasi costo calcolato in via forfettaria, cioè ci diamo una mano. Ma queste sono gare ad evidenza pubblica, eh? Dei lavori di allontanamento del percolato delle discariche a partire dal sottoscritto con qualsiasi costo, di nuovo compare, calcolato in via forfettaria, di gestione delle discariche per renderle compatibili con le richieste delle autorità amministrative, ad esempio provincia, regione ed ARPA. Cioè, ma è ovvio che se ci va un nuovo gestore deve provvedere a rinnovare le licenze. E questo ti consente di avere uno sconto sul prezzo di 57.000 euro. Nonché i costi calcolati in via forfettaria, di nuovo sempre a stretta di mano, sono tre le strette di mano, connessi al potenziale rischio che il giudizio di cui al punto Z delle premesse del presente contratto si concluda con l'accoglimento del ricorso proposto da CM Alto Canavese Comune di Rivara attraverso l'aggiudicazione del compenso aziendale a rifiuti sotto ramo di scariche e autorizzazioni. Questo perché è una nota di colore. La discarica di Rivara era esaurita da Mo, il consorzio delle comunità montane che creò l'ASA, la parte del Piemonte occidentale, cioè di Cornier, pretendeva che la discarica di Vespia, della discarica di Rivara, tristemente nota per vicende di cronaca nera, fosse inserita nel badò da passare. No? Fosse inserita nel badò da passare e per questo la comunità montana Alto Canavese fece ricorso al TAR contro il diniego di Ambrosini di inserirla nel badò da passare. Ambrosini vinse la causa e la discarica di Rivara rimase lì. Dichiarano ad ammontare appunto 57.000 euro in via forfettaria, rinunciando a aggregarne a far valere nei confronti del consorzio ASA il rimborso di qualsiasi altro costo al riguardo, a seguito dell'intervenuto pagamento da parte cedente, in persona di chi sopra, rilascia del prezzo pattuito ampia e finale quietanza saldo con rinuncia ad ogni ipoteca legale. Io scrivo, sembra esserci contraddizione tra il contratto di compravendita e di affidamento del servizio non figura tra gli atti di gara. Quindi il contratto è creato dopo. Il contratto in ogni gara d'evidenza pubblica è parte costitutiva degli elaborati di gara. Si chiama schema di contratto. Se voi fate il progetto di un'asfaltatura di una strada, della strada vicinale, tra gli elaborati di progetto trovate il contratto, perché lì ci devono essere clausole fondamentali. Negli atti di gara lì non c'era, viene negoziato dopo con questa clausola che non ritrova riscontro da nessuna parte. E poi chiudo col sorriso. Il disciplinare di gara dice che i beni oggetti della vendita, cioè la discarica, sono venduti visti e piaciuti. Cioè, te li prendi così, è buono. Sono venduti visti nello stato di fatto e di diritto, cioè come quando vado a comprare una macchina usata, vista e piaciuta. Non c'è la garanzia del buon funzionamento, non c'è la garanzia delle emissioni. Nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché a corpo e non a misura, con la conseguenza che ASO non assume alcuna garanzia riguardo, in particolare per quanto concerne, tra l'altro, in via meramente esemplificativa, l'avviamento, i rapporti commerciali e contrattuali di qualsiasi tipo, la regolarità e la permanenza delle autorizzazioni, cioè ASA e ATOR dicono non garantiamo la persistenza delle autorizzazioni, però prima nella clausola si dice, però per ottenerle ti scalo 57.000 euro. Lo stato di conservazione è consistente di idoneità e la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza dei beni oggetti della vendita, ovvero vizi anche occulti o mancanze di qualità, l'idoneità e completezza ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, tutta documentazione relativa all'utilizzabilità degli immobili, certificati di agibilità che non ci sono, certificati di prevenzione incendi che non ci sono,
Allo stesso modo il comma 1 bis dell'articolo 11, sempre disciplinare di gara, dice che né ASO né ATR garantiscono l'ottenimento e la validità o l'efficacia della trasmissibilità a terzi delle autorizzazioni. Per forza, poi dopo ti ho scalato i 57.000 euro. Quindi l'offerente, tanto ASA quanto ATR, da qualsiasi responsabilità o licenze, autorizzazioni, non potessero essere utilizzabili per l'esercizio dell'attività di impresa, rinuncia, pertanto pretende in qualsiasi caso, in tal caso, la riduzione del corrispettivo e o richiedere il risarcimento dei danni. Cioè, prima si dice, sono tutti affari tuoi, ma lo si dice nel disciplinare, cioè quello che viene, che va in gara, sono tutti affari tuoi. Poi quando te la giudi dici, vai, però ti togliamo 57.000 euro. Queste sono clausole contrattuali che a dir poco, violano la par condicio. Perché magari in questa gara c'è stato un unico offerente, ma se io avessi promesso sotto banco, tra virgolette lo uso, uno sconto di 57.000 euro su 150, magari non avrei avuto un solo offerente, ne avrei avuti diversi. E questo è il principio della concorrenzialità. E questo è il quesito investigativo che io ho posto alla magistratura e che mi auguro svolga. Grazie. Grazie a te, Paolo. Allora, si parla di contaminazione delle falde acquifere e quindi la cosa non è soltanto grave perché nel momento in cui sversa il torrente Maresma va a bagnare i campi di tutta la pianura. Inquinare, quindi contaminare le falde acquifere significa contaminare l'acqua che noi beviamo e che gli animali bevono, quindi la cosa è gravissima. Non è solo occasionale quando fuoriesce dal suo alveo il torrente. Altra cosa, sui punti di criticità dell'ARPA si parla anche del biogas, quasi tutti i pozzetti sono ostruiti, quindi non hanno neanche potuto verificare se c'è o meno fuoriuscita di gas, questo è anche gravissimo, l'aria che respiriamo. Hanno notato anche un'altra grave criticità, la torcia che deve bruciare il gas non era a 850 gradi di temperatura come dovrebbe essere, quindi c'è fuoriuscita di gas. Anche sul discorso dell'aria dobbiamo stare molto attenti, perché l'aria è vero che magari l'acqua interessa più la zona sottostante Campi Muliari, ma l'aria, insomma, io ricordo già anni fa che gli abitanti di Campi Muliari si preoccupavano molto di questi controlli dell'aria che non erano mai stati fatti. Quindi bisognerebbe cominciare a insistere anche ad avere dei dati chiari sull'aria. Quasi tutti i pozzetti, proprio da quel verbale dell'ARPA, per il controllo del biogas sono ostruiti, o durati completamente o comunque non sono riusciti a fare dei rilievi, e quindi la situazione è sicuramente grave da tutti i punti di vista. Qualche domanda, qualche riflessione? Quasi domanda di questa è una storia all'italiano, diciamo, no? Il dottor Gozzello, soprattutto il copyright, è una storia ventennale, trentennale ormai, no? Dove si evidenzia il qualunque mente dell'amministratore, non solo comunale, ma soprattutto a livello nazionale, perché il caro Ambrosini era un funzionario indicato dal Ministero dell'Ambiente, Ministro Scaioli, la parte della Scaioli. Per cui dico, evidenziare queste cose qui ci fanno vedere che cosa? Che tutto questo imbarazzante, la discarica di Vespia, come tante altre cose, no? Sono gestite in modo molto ambiguo, no? Indubbiamente, no? Il fatto stesso che ATR permetta questa cosa qui. Perché ATR cosa ha fatto? Ha fatto un appalto solo, mi sembra di capire, no? Giusto? Quindi già loro dovevano, i grandi funzionari dell'ATR dovevano controllare che non c'era il contratto di appalto, che ci deve essere in tutti gli appalti a evidenza pubblica, ci mancherebbe altro, non deve essere chiaro, no? Per cui dico, questa cosa qui, lei la evidenzia adesso, ma io penso che molta gente la sapesse molto prima, no?
E questo quindi è una cosa che mi porta a pensare che cosa? Che o si fa una guerra a livello amministrativo, a livello di stanca di vento, se no il nostro interesse ultimo è quello di non pacchettare a mio dire il funzionamento della guerra, ma di riuscire a chiudere questa la prima, no? Mi sembra chiaro, no? Da parte del cittadino medio, mediamente cittadino di Castellamonte, questo deve essere il fine ultimo. L'altra domanda che vorrei fare è questa. Il 30 novembre Consiglio Comunale a Terza, ho visto pochissima gente in questa quanta gente sapeva di questa relazione della discarica? La sapeva già due mati o no? Chi la sapeva? No, allora vorrei capire, perché se no se la sapeva solo il sindaco, si va tutti insieme dal sindaco e si chiede. Io nel consiglio di frazione di Campo Canavese sapevo già che c'era qualcosa dell'altro, ho chiesto all'assessore se avesse visto la relazione e l'assessore mi ha risposto che lui l'aveva ma non l'aveva ancora letta e non l'ha portato a disposizione, e perché mi ricordo, io ho chiesto perché sapevo che l'ARPA nella riunione che abbiamo fatto qui a Curiaglio si era proprio evidenziato il fatto che ogni cittadino poteva chiedere i documenti e ottenere tutti i documenti, e allora io ho chiesto all'assessore se aveva già a disposizione alcuni documenti, perché dal sito c'erano documenti vecchi. Sì, sì, anche se poi la trasparenza per molto mio pensiero si deve dare, non si deve chiedere, no? Vabbè, dopodiché poi ho chiesto a Giovanni se poteva accedere lui, sì, visto ecco, che. Ma dico, questa evidenza perché non l'avete fatta pubblicamente? Cioè questa cosa qui, cioè noi lo potevamo dire il 30 maggio, 30 novembre, Giovanni, lo potevamo dire questa cosa qui pubblicamente in un consiglio comunale aperto, dove quello che diciamo qui resta qui, e noi, vabbè, cioè, poi loro montano come vogliono loro, no? Dico, io spero che i giornalisti ne tengano conto di queste cose qui e le dicano, non che dicono siamo andati a fare una merendola. No, ma vorrei finire il discorso. No? Dico, tutte queste considerazioni, io voglio dire una cosa sola, cioè si deve arrivare a un punto. Dico, cosa vogliono i cittadini, cosa vogliamo noi di questa cosa qui, di questa cosa che dà fastidio a tutti, ma non dà fastidio perché ci fischiano le orecchie, dà fastidio perché ci può creare dei problemi di salute, no? Giustamente, no? Che penso. Dico, bisogna avere un punto finale tutti insieme, non ognuno per quanto vuole. Scusate, sono un po' di incredulità, dico. Arriviamo lì, se stanno sbagliando gli amministratori di Castellamonte in questo momento, stanno sbagliando perché sono incompetenti in questa fase, non riescono a capire questo. È molto complicato, dottor Bozzello, non tenere conto di un'attività di una discarica, capire come funziona, tecnicamente e giuridicamente come può essere interpretato tutta questa cosa qui. Per cui dico, non è che io li assorbo, per carità, sono candidati, hanno fatto, devono fare, non hanno fatto fino adesso, non hanno applicato il decreto legislativo, perché se l'evidenza c'è nella relazione di una contaminazione, no? Devi fare degli atti con l'amministrazione, devi fare degli atti formali, non le telefonatine, le mail, eccetera. Bisogna essere puntuali. Informare urgentemente la gente che comunque usa quelle acque. Sì, ma la gente non sa neanche cos'è contaminazione, attenzione. Sì, cioè, però non si può usare l'acqua del torrente Malesina per dare la piramidina. Volevo dire, aggiungere un mio pensiero, cioè, ci sono degli esempi poi virtuosi che tra l'altro non sono tanto lontani da noi, no? Siamo ancora sempre in Piemonte e voglio citarne due in particolare, quello di Tronzano che ho letto oggi perché me l'ha passato Davide Quagliolo e quello di Sarabiellese che ho letto sulla stampa qualche settimana fa. Sono esempi virtuosi che anche i consiglieri di minoranza potrebbero portare al consiglio aperto, visto che noi siamo qui, dobbiamo oltre che convincere Città Metropolitana a non dare più autorizzazioni, dobbiamo convincere anche il nostro sindaco che stiamo andando verso il percorso giusto, magari i consiglieri di minoranza potrebbero portare sul tavolo quelli che sono gli esempi virtuosi che abbiamo in Piemonte. Noi ne ho citati due, perché dico
questo, perché in entrambi i casi, sia Sara Biellese che Abronzano, è stato il sindaco stesso a prendersi carico dell'iniziativa e in entrambi i casi è intervenuta l'Unione Europea. Quindi hanno fatto un progetto, hanno messo insieme un progetto e portato all'Unione Europea, perché la frase che noi sentiamo ormai, io mi occupo di discarica soltanto negli ultimi 4-5 anni, spinta dal mio compagno che è mancato a maggio, a giugno, ma quello che voglio dire è che questa discarica ormai è qui da 30 anni e quello che ci sentiamo dire sempre è no, dobbiamo continuare, lasciare andare avanti perché altrimenti ci portano le chiavi in comune. Mi scuso con i presenti perché io sono apolitica. Questo succedeva nelle precedenti amministrazioni, succede oggi, forse succederà anche domani. Ma con questa logica, come dice sempre l'architetto Arturo Bracco, che peraltro abita a Cintano, quindi ha poco interesse se non dal punto di vista della legalità, arriveremo a Cantarana, a quella che dicevamo prima essere l'area di Cantarana che è a pochi metri dal Vespiola, no? dalla chiesa di Vespiola, perché se non è stata chiusa in questi 30 anni non c'è nessun interesse da qui in avanti a chiuderla, anzi c'è tutto l'interesse a tenerla aperta. Quindi proprio per questo dico, quello che io credo è che se il sindaco da solo non riesce a prendere questa, diciamo, direzione giusta, è necessario aiutarlo, e aiutarlo vuol dire intanto farlo parlare con altri sindaci che sono coinvolti in questo stesso dramma, e parlo di aziende, tutti quelli che abbiamo menzionato prima, ma soprattutto voi consiglieri di minoranza, a dargli delle giuste indicazioni, perché torno a ripetere, i casi virtuosi ci sono e ormai, e guarda caso, sono tutti in Piemonte, non sono in un'altra regione. Quindi vuol dire che qualcosa si può fare, e non è vero che fare qualcosa vuol dire portare le chiavi in comune, con questa logica, che è tra l'altro una logica direi ottusa. Siamo qui che stiamo parlando di 600.000 metri cubi di monnezza, ci stiamo avvicinando agli altri 80.000 metri cubi e so di per certo, perché mi è stato detto dal diretto interessato, che è già stato chiesto un ampliamento, ma non se questo sia stato. E mi ha anche detto che la risposta è stata che in questo momento non ci sono prescrizioni di tipo territoriale, neanche geologico, e questo è un altro campanello d'allarme, perché di nuovo le leggi ci sono, le leggi che regolamentano il territorio e anche le acque, ci sono i torrenti, ma in questi 30 anni sono stati disattesi, tant'è che nella zona in cui si erge la discarica c'è un vincolo paesaggistico e un vincolo idrogeologico che è stato disatteso per ben 30 anni, tutti si sono coperti gli occhi, ok? Quindi, e metto dentro tutti, perché in 30 anni si sono avvicendati partiti politici, amministrazioni e quant'altro. Quindi siamo tutti coinvolti. Se vogliamo dare una svolta, sono d'accordo con lei, così dobbiamo metterci insieme e capire qual è la direzione giusta. E la faccia bisogna. Io ribadisco, il 30 di novembre c'erano quattro gatti in Consiglio Comunale Aperto che abbiamo fatto la guerra per riuscire a farlo con il Consiglio Comunale Aperto. Allora, tutti devono partecipare, tutti quelli che sanno in questa azione di portare l'amministrazione attuale a percorrere delle strade diverse da quelle che sta percorrendo adesso. Perché la strada che sta percorrendo adesso è quella che speriamo che non succeda niente, che non mi complico la vita. È questa, no? E non lo biasimo più di tanto, perché gli hanno lasciato un bel coso, quelli di prima, dopo. Allora, non facciamo retrostorie perché non vale la pena. Però l'altro giorno, quando sono andato a fare il giretto lì, su in alto ho detto,
scusatemi, permettetemi, stavolta ci sta tutta. Ma chi è quel coglione che si è messo qui e ha deciso di fare la discarica? Va? Io mi piacerebbe, dico, nessuno ha mai detto un nome, uno lo deve dire un nome, io non lo so chi è. Io ci sarà uno. Conosco tutti. E allora dilli tutti, cioè dilli tutti, cacchio, dilli tutti. Io poi qualcuno tutti, e non sono sicuro che tutti i presenti vogliono sapere il nome per nome. Io invece li conosco uno per uno. Ecco, io quello che dico, allora, fino adesso la volontà amministrativa di chiudere questa discarica c'è mai stata nel cuore dell'amministratore, non nella tecnica di come farlo, perché come farlo è complicato, ormai bisogna poi vogliere la ragione, come diceva Arturo. Bisogna fare delle strade per riuscire ad avere i soldi, perché non ce n'è nessuno i soldi per fare questa cosa qui. Una bonifica, un progetto da due soldini, non è che non c'è. Però bisogna partire con il cuore, non con il cervello. Ci deve essere la gente che parte con il cervello, giustamente. Ci mancherebbe altro, nessuno è nato imparato, come si diceva, no? Solo quello, dico. Però tutti devono parlare, tutti devono dire le cose. Sarebbe pazienza, se no sarebbe pazienza a risistemare però questo non c'entra. Solo un ultimo osservazione, se me lo permetto. Allora, perché io dico che conosco un superuso? Perché io ho letto senza tutti i documenti. Naturalmente il consigliere Maggio sa che ho anche una certa età e dunque in ragione dell'età ho anche una certa esperienza e conosco anche molte persone. Io ho letto tutti i documenti. Io so chi era contrario e chi era per voi. So chi ha venduto e chi ha acquistato. So tutto. So tutto. Posso dire una cosa? La prego, consigliere. Architetto, ma allora io penso che questa illustrazione faccia molta chiarezza su un po' quello che è la situazione odierna della discarica. Io ripeto quello che ho detto l'altro giorno assieme a Paolo lì al sopralluogo, dopo aver letto e dopo aver evidenziato alcuni passaggi che sono stati ripresi questa sera. Io quello che mi dà particolarmente fastidio è una cosa, che quando abbiamo fatto sopralluogo, l'azienda, quindi io la definisco, anche se è sempre AgriGarden, però la definisco AgriGarden 2 per dare dei riferimenti, ci ha fatto vedere la rampa, ci ha fatto vedere che facevano diciamo tutto il manufatto relativo al lavaggio delle ruote, eccetera, 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 e io gli ho detto, dico, ma scusatemi un po', dateci delle risposte in funzione a quel verbale di ARPA, cosa avete fatto per andare in quella direzione, visto che ci sono dei problemi evidenziati. L'unico problema che è stato, diciamo, in parte e affrontato, bisogna ancora vedere perché deve essere ancora collaudata, che è la torcia, punto. Al di là di quello non è stato fatto nulla. Quello che dice Patrizia è vero, perché poi io ho fatto una domanda esplicita sopra, in merito a dire, ma è vero che ci sono dei, io li ho definiti, dei volumi residui che si possono eventualmente utilizzare? Risposta sì, quindi il discorso che dice Patrizia su un eventuale ampliamento oltre gli 83 è fattibile. Ho parlato assieme al dottor Soldi per Luigi, gli ho chiesto se effettivamente era già stata inoltrata una eventuale richiesta di variante, mi ha detto di no, mi ha detto che però è possibile farlo quella se la motivazione fosse una motivazione dal punto di vista di migliorie. Ok? Sappiamo che sarà così, sappiamo già che sarà allora, così. Quello, allora, ma questo per arrivare a un altro, diciamo, un'altra riflessione, che è questa. Allora, quel computo che prima nell'esposto del dottor Bozzello ha fatto vedere i 103 euro tonnellate, poi a lì andavano aggiunti la pro quota al comune, andava aggiunto sul famoso 5 euro a tonnellata alla provincia e quant'altro.
e quindi si arrivava a una cifra pari al, al conferimento attorno ai 120 euro a tonnellata. Quei 103 euro era per il conferimento dell'RSU, rifiuti solidi urbani, che sarebbero stati quelli che il famoso bacino avrebbe dovuto conferire nella discarica di Vestia. Poi la normativa, decreto Orlando, che ha recepito la norma della, di una normativa europea, ha vietato i conferimenti dell'RSU se non pretrattati, quindi quel computo è saltato totalmente. Però quel prezzo lì è stato fatto e il volume è stato calcolato in funzione a che cosa? In funzione a racimolare una cifra per la gestione del post-mortem. Quello è l'obiettivo primario. Quindi ad oggi una mia riflessione da semplice consigliere è questa: se una motivazione logica difficile da digerire era quella di dare gli 83, ma era per dare una cifra che garantisse appunto i 30 anni del post-morte, tutti gli aumenti successivi di Lombardia creano esclusivamente profitto privato, perché quella discarica lì è solo più un profitto privato. Non concordo, scusa, perché io ti spiego il perché. Ma lasciami finire soltanto questo. Però però quindi, quindi su quello, quindi su quella roba lì, tenete in considerazione una cosa: lo stesso Foietta, lo stesso Civera, che erano e qualcuno è ancora all'interno di AcoR, non hanno mai dato soluzioni diverse da quelle che sono state fatte. E se uno legge con attenzione con l'atto che è stato fatto di vendita, la città metropolitana ha dovuto scaricarsi tutte le responsabilità della discarica che invece erano in capo alla città metropolitana. Questo è verissimo, punto. Ma se la logica fosse quella che dici tu, a quest'ora, dopo 30 anni, noi dovremmo avere un ammontare che ci permette di chiudere. Poi magari tu hai ragione, mancano 83.000 metri cubi, che questo ci, magari ci darebbe la possibilità di avere altri soldi a disposizione, ma questo non è, perché la stessa persona che mi ha informata sulla situazione di ampliamento mi ha anche spiegato come funziona il fatto di mettere da parte dei soldi e in che modo viene, dal punto di vista finanziario, in che modo questo viene in qualche modo, come dire, proporzionato al fisco, perché gli ha spiegato che tutti i soldi che vanno a finire sulla fideiussione sono soldi che poi in qualche modo non devono essere, non sono come dire, tassabili. Quindi sono soldi che il fisco non prende in considerazione per la tassazione sul profitto dell'azienda. Questo vuol dire che le aziende che fino ad ora hanno avuto la proprietà della discarica eventualmente hanno anche messo soldi su questa fideiussione. Dopodiché il giorno prima di sparire, ci sono due conti. Sì, il giorno prima di sparire si sono rimessi i loro soldi in tasca e se ne sono andati. Perché oggi mi è stato detto che i soldi su quella fideiussione sono 740 euro, che servono per 4 ore di attività sulla discarica, che servono 7 milioni. Anzi, ti dirò di più, la stessa persona, che è il dottor Zandonati, mi ha anche consigliato di trovare un'attività. Come dire, di produzione dopo la chiusura della discarica, in modo tale da far sì che questa attività che crea profitto possa in qualche modo tenere in piedi il post mortem della discarica. Ti dirò di più, mi ha consigliato di fare una riserva di bambù, così che eventualmente se avete bisogno di mobili da giardino io mi farò carico e vi ricostruisco. Non può essere una area vincolata? No, non posso, è una cosa per l'inizio, perché siamo per una discarica.